Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa sera facciamo il punto sulla situazione in Abruzzo sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Parleremo anche delle prospettive future di sviluppo della nostra regione, avendo in studio il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che io eh, ringrazio per aver accolto il nostro invito. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. Eh, invito che è condiviso con il quotidiano Il Centro, che domani in edicola vi proporrà un ampio resoconto di questa conversazione, che è presente qui con il direttore Piero Anchino. Buonasera, Piero. Buonasera. buonasera. Ben rivisto anche a te nello studio di Rete 8. E riapriamo alla politica proprio eh, dopo il periodo eh, festivo con una serie di temi che sono legati all'emergenza sanitaria, ma non soltanto, come dicevo. La notizia del giorno è, è relativa eh, alla eh, partenza di una uh, nuova fase nelle prenotazioni dei vaccini in Abruzzo. Eh, perché eh, da oggi è possibile attraverso eh, un link nella pagina eh, del eh, Dipartimento Salute, dell'assessorato alla sanità, eh, prenotarsi direttamente attraverso poste italiane per avere già dal momento della prenotazione eh, la eh, determinazione del luogo e dell'ora eh, della somministrazione. Un un passaggio rilevante, l'Abruzzo è stata tra le prime regioni ad aderire a questa piattaforma, ma che soprattutto coincide con una fase eh, diciamo, invece caotica di organizzazione della campagna vaccinale c'è il tema delle dosi, c'è soprattutto il tema di AstraZeneca che è diventata una questione anche culturale eh, da affrontare e da fronteggiare anche con una certa preoccupazione. Ecco, questo è il primo tema che io pongo al Presidente Marsiglio al quale chiedo le ultime novità eh, riguardanti i dati eh, sulla vaccinazione in questa regione e eh, in particolare le difficoltà e le novità che state affrontando per dare l'impulso necessario alla campagna vaccinale presidente. Beh, indubbiamente la vicenda AstraZeneca complica non poco eh, la campagna vaccinale, quindi io parto facendo un appello a tutti i cittadini a non avere timore. Eh, il vaccino è, è sicuro per le categorie di età a cui viene somministrato, per tutti coloro i quali hanno fatto la prima dose. Eh, tutte le agenzie sanitarie che come avete visto sono molto rigorose e quindi tendono ad avere magari un eccesso di cautela piuttosto che il contrario, raccomandano il fatto che chi non ha avuto alcuna controindicazione, alcun problema nel fare la prima dose, altrettanto accadrà nella seconda dose e nel richiamo. Questo lo dico perché i nostri sanitari già ci dicono che ci sono persone preoccupate, soprattutto donne, perché alcune indicazioni, alcuni diciamo, articoli di pubblicazioni scientifiche tenderebbero a metterle tra le categorie che magari hanno un fattore di rischio leggermente più elevato degli uomini, e stanno cominciando a ragionare sul non fare il richiamo dopo aver avuto la prima dose. Ecco, questo è un errore, io credo che invece si debba andare avanti, adesso la campagna deve accelerare e finalmente cominciamo a ricevere un numero di vaccini sufficienti per poter permettere... Questa accelerazione certo non ha aiutato il fatto che quando il vaccino è stato autorizzato in una prima fase si erano limitati solo fino a 55 anni, eh, poi c'è stata una fase addirittura qualche giorno in cui venne sospeso, eh, poi si riparte e si dice solo sopra i 60 anni. Io comprendo che questo possa provocare sbandamento e disorientamento, però... Dobbiamo ascoltare con attenzione tutte le autorità mediche e scientifiche che ci assicurano che questo vaccino è sicuro, può essere fatto, deve essere somministrato ed è oggi un pilastro fondamentale della campagna vaccinale perché senza AstraZeneca noi avremmo troppe poche dosi per andare avanti e ci porteremmo troppo in là verso l'arrivo dell'immunità di gregge che può consentire la riapertura completa delle attività. Quindi stiamo procedendo sugli altri numeri, noi abbiamo vaccinato eh, ad oggi circa l'85% degli anziani sopra gli 80 anni che si sono iscritti nella nostra piattaforma che corrispondono intorno al 75% della popolazione complessiva, c'è un 10% che non si è evidentemente iscritto attraverso la piattaforma. Prevediamo nei prossimi eh, 5, 6, massimo 7 giorni di completare il giro della prima somministrazione a tutti gli anziani sopra 80 anni che si sono iscritti in piattaforma e quindi di chiudere questa prima fase, poi mancherà per una parte il richiamo che, come sapete, visto che il vaccino è Pfizer o Moderna, avviene nelle tre settimane successive, quindi. Nelle prossime ulteriori tre settimane, entro la fine del mese, avremo completato anche la seconda somministrazione, vuol dire che tutta la popolazione sopra gli 80 anni sarà stata messa in sicurezza. Quelli che mancano poi oggi sono prevalentemente gli anziani eh, allettati, quelli che sono fermi a domicilio, dove stiamo arrivando casa per casa con l'assistenza domiciliare, con i medici di medicina generale a dare supporto alle strutture. Delle asle. quindi ancora come dire, pochi giorni, un po' di pazienza e la parte più fragile della popolazione sarà stata messa al sicuro. Peraltro, quando avremo terminato questa, eh, la vaccinazione di, 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 di coloro i quali si sono iscritti nella piattaforma regionale, eh, riapriremo la piattaforma nuova, quella che utilizziamo con Poste Italiane, che stiamo aprendo da oggi per la categoria da 70 a 79 anni e la riapriremo anche per gli ultra ottantenni, perché tutti quelli che magari sono sfuggiti, non lo hanno fatto, ci hanno ripensato, non hanno capito, così via, ma che comunque vogliono vaccinarsi, potranno vaccinarsi, non dovranno attendere chissà quanto, perché quella categoria di età è quella più esposta e quella più fragile, se noi riusciremo nel, in breve tempo a mettere in sicurezza questa categoria di età, dimezzeremo gli accessi negli ospedali, gli accessi nelle terapie intensive e anche la mortalità. Con l'apertura della piattaforma per 70-79 anni, già dai primi giorni della prossima settimana, vaccineremo in maniera massiccia anche questa categoria di età e contiamo nel giro di 3-4 settimane di completare. Anche questa categoria, che vuol dire dimezzare ulteriormente ciò che rimaneva del 50%, un'altra metà di accessi in ospedale. E questo significa davvero guardare alla primavera inoltrata, a maggio-giugno e verso l'estate, a una situazione di assoluta serenità e controllabilità del virus. Che penso ci possa far uh, progettare un, una riapertura del turismo, delle attività economiche, delle palestre, dei teatri, insomma di tutto quello che oggi. E di è di tornare al mare in montagna. Di tornare al mare in montagna, di quello che oggi è chiuso. Sì, dunque, vaccini ed economia sono i due grandi filoni, diciamo, di, questa, di questo momento, di questa terribile pandemia con la quale siamo costretti a, a, a convivere due argomenti separati ma che inevitabilmente sono collegati. Resto un attimo sulla, sulla vaccinazione e sui, e sui vaccini. Ieri c'è stato un forte richiamo del Premier Draghi al rispetto delle priorità. Nei giorni scorsi l'Abruzzo è stato un po' eh, come dire, al centro di alcune attenzioni mediatiche, e persino Bruno Vespa porta a porta ha ritenuto opportuno eh, tirare in ballo la, la sua e la nostra regione per eventuali favoritismi che, son stati, che sono stati fatti eh, nelle ultime settimane eh, e il richiamo di Draghi è stato forte perché ha detto in sintesi chi non rispetta le priorità ritarderà le, 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 le riaperture e quindi con pesanti conseguenze anche sul commercio. Ecco, cioè, io credo che questa sia l'occasione giusta per fare chiarezza. L'Abruzzo ha davvero fatto tutti questi favoritismi di cui si parla, ma assolutamente no. E peraltro Bruno Vespa lo ringrazio perché nella sua onestà intellettuale ieri ad, mi ha dato atto che quello che è accaduto in Abruzzo è figlio di una diciamo, iniziativa del Ministro della Giustizia e del Governo che... Nella prima fase in cui eh, venne autorizzato AstraZeneca solo alle categorie sotto 55 anni, si è posto il tema di quale categoria privilegiare, se andare per ordine di età o prendere alcune categorie. Si è decisa questa seconda strada. Bene, noi peraltro siamo tra le prime regioni ad aver completato dentro quelle categorie la popolazione carceraria, compresa la polizia penitenziaria e i detenuti. Il personale scolastico, siamo molto avanti, abbiamo praticamente esaurito la vaccinazione del personale scolastico, sapete che la scuola è una delle priorità che anche il governo ha dato per la riapertura, noi abbiamo pensato di concorrere a questa priorità vaccinando tutto il personale scolastico, compreso quello che non è residente in Abruzzo ma che lavora in Abruzzo e così via. Tra queste categorie il governo aveva inserito una categoria... Che, si chiama, che va sotto la voce generica servizi essenziali. I servizi essenziali sono stabiliti da una legge, eh, la legge 146 del 90, che come poi ci hanno ricordato la Corte d'Appello dell'Aquila, comprende a, a pieno titolo il, il personale dell'amministrazione della giustizia. Quindi gli elenchi dei magistrati e del personale della giustizia da vaccinare erano stati predisposti sulla base di un piano che il governo ci ha detto di seguire. Poi è cambiata questa regola, è arrivata una nuova indicazione con il nuovo commissario, figliolo, al posto di Arcuri, che ha tolto servizi essenziali, lo ha fatto anche perché le regioni hanno lungamente fatto presente al governo che questa categoria era troppo estesa e si prestava a troppe interpretazioni e qualche forzatura e polemica. E quindi è, andata, è arrivata una nuova indicazione dove viene tolta la categoria dei servizi essenziali. Tant'è vero che con delibera di giunta noi nel nostro piano non inseriamo i magistrati e altre categorie simili dentro il piano, ci inseriamo gli ufficiali di polizia giudiziaria eh, che sono tuttora, quindi agenti di polizia, carabinieri, militari, personale in divisa, guardia di finanza... Che compreso il personale della Polizia Giudiziaria che opera presso i tribunali e le procure. L'ASR di Pescara, magari nella confusione e anche nell'interpretazione, sono il primo a dire che questa, se, 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 se mi fossi stato interrogato qualche tempo fa su eh, a chi si attribuisce la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria sfido chiunque a dare una corretta definizione, quindi poi ti trovi a doverlo, a doverlo fare, insomma studi e, e, e approfondisci e scopri. E quindi su questo evidentemente la di Pescara c'è stata una sbavatura, nel senso avevano già gli elenchi dei magistrati, hanno interpretato quell'Ivi compreso il personale operante come tutto il personale che opera e in una giornata di domenica nella quale magari peraltro non potendo somministrare AstraZeneca sugli oltre ottantenni hanno continuato ad esaurire quelle categorie di qui sopra e hanno convocato appunto anche i magistrati. Ora vogliamo crocifiggere l'ASL di Pescara per questa ragione, tutta la regione Abruzzo facendo finta che si vaccina in Abruzzo, in Italia, quelli che saltano la fila, perché poi questa immagine, io non so chi è che consigli Draghi su questo argomento, eh, però sentire il Presidente ossessivamente parlare di questi fantomatici che saltano la fila, come se stessimo eh, so, alla fermata dell'autobus e eh, arriva quello prepotente e passa avanti, insomma per farsi vaccinare. Bisogna aderire a delle piattaforme, avere gli a noi gli elenchi del personale delle prefetture ce lo danno i prefetti, no? dire, non penso che i prefetti così come quegli elenchi dei magistrati ce li danno i presidenti dei tribunali, Insomma, non, non come dire dei delinquenti, o... stiamo parlando di corpi dello Stato, eh, queste sono le persone che si vaccinano, quelli che si iscrivono in piattaforma vanno, fanno, vengono poi convocati e fanno la fila. C'è stato qualche caso in cui qualcuno ha fatto il furbo, qualcuno che gestisce queste prenotazioni piattaforme ha chiamato il... Può darsi, ci sono inchieste in corso, non lo escludo. Se è accaduto, vergogna, vergogna, mi unisco al coro, vergognatevi se fate opera, chi, chi si presta e chi fa operazioni del genere, però che 190 magistrati o ieri sera su piazza Pui 39 guardaparco, che hanno la qualifica... Di ufficiali di polizia giudiziaria e quindi non è che possiamo discriminare il guardaparco rispetto alla forestale, rispetto alla guardia di finanza, rispetto alla polizia o ai carabinieri, perché se poi dobbiamo fare la storia di chi sta in prima fila e chi no, non tutti i carabinieri stanno in prima fila, non tutti gli agenti di polizia stanno in prima fila, non tutti eh, gli, eh, neanche tutti i sanitari stanno esattamente in prima fila. Ma questo è diciamo. Sarebbe stato impossibile mettersi a fare l'analisi di chi ci sta, di chi non ci sta, di quanto ci stai, con quale percentuale di rischio e così via. Quindi, quando il governo ha dato indicazioni su alcune categorie, ci va tutta la categoria. Perché chiederci di fare questa diciamo, discriminazione in senso positivo, in senso letterale, è una follia. E quindi è chiaro che così, così accade. Quindi, se su 300.000 somministrazioni che ha dato l'Abruzzo. A dir tanto, meno di 200 250 possono essere state categorie rispetto alle quali c'è stata una sbavatura o si può mettere a fare una discussione. Stiamo parlando dello 0,08%. Cioè, vorrei, vorrei che si capisse che magari questa polemica fin troppo spinta sui furbi, sbrigatevi, no, no, bisogna rispettare le regole, eccetera, nasconda un altro problema e cioè che l'Italia, come gran parte de, come praticamente tutta l'Unione Europea, o gran parte dell'Unione Europea, ha fatto dei contratti capestro con l'Unione Europea, non è stata in grado di far rispettare questi contratti dalle grandi aziende farmaceutiche con cui li ha stipulati, ha distribuito i vaccini quindi in misura molto, ma molto, ma molto inferiore a quelli che aveva promesso a Natale quando il 27 dicembre ci ha fatto sbrigare tutti, anzi anche accelerare, lo ricorderete che la campagna vaccinale non doveva partire il 27 dicembre, doveva partire qualche settimana dopo. Poi improvvisamente, no, no, siamo pronti, ecco i vaccini, sbrigatevi, ci siamo sbrigati. Abbiamo iniziato a vaccinare con le sole nostre forze. I vaccinatori che ci doveva mandare il governo in Abruzzo, più di 300, ce ne ha mandati solo 54. Quando ci hanno distribuito i vaccini, hanno cominciato dopo due o tre settimane ad annunciarci ogni giorno e eh no, domani non arrivano, domani ne arrivano la metà, adesso ne arrivano un quarto, quando arrivano si possono fare solo a una categoria e non a un'altra. Cioè organizzare una, pianificare una campagna in questo modo, è stato un miracolo averla portata avanti per quattro mesi in questa condizione. Di chi è la colpa delle regioni? Ma le regioni fino a 7-10 giorni fa vaccinavano il 90 al 95% delle dosi ricevute. Questa spinta a dire sbrigati, ma, ma che cosa altro devo iniettare? L'acqua minerale. Adesso però fai... le dosi ci sono. sono. Ma adesso sono arrivate, quindi ora ci sono, stiamo continuando, stiamo accelerando, stiamo incrementando le linee. Se il governo ci mandasse anche i vaccinatori e magari come, come sta facendo finalmente il generale Figliolo, io l'abbiamo fatto notare che pa... nel, nel recente passato ci hanno mandato non solo poche dosi di vaccini, ma meno siringhe dei vaccini e meno aghi delle siringhe. Abbiamo dovuto attingere alle nostre farmacie, abbiamo rischiato, eravamo arrivati ad avere uno o due giorni di autonomia, li abbiamo pregati di rifornirci di questo materiale sul quale ricorderete era stata fatta una gara nazionale dal commissario Arcuri, anche oggetto di tante polemiche sul tipo di siringhe di forniture da ricevere eccetera eccetera. Quindi una campagna che nasce con lo Stato che assicura alle regioni. Voi dovete soltanto avere i frigoriferi e li abbiamo. I luoghi dove vaccinare, ne abbiamo aperti oltre 100. La logistica, eh, assistiamo con la protezione civile che è sempre in prima fila, eh, tutto quello che serve. Poi i medici per vaccinare ve li mandiamo noi. Ora, non ci hanno mandato i medici, ci mandano la metà dei vaccini e tutti i giorni si fa il processo alle regioni. Ma con che faccia? Bene, allora noi ci fermiamo per la prima pausa, poi riprende il direttore eh, Anchino. Con un'altra domanda. Linea alla regia. Siamo tornati in studio con l'intervista che stiamo conducendo con il presidente della giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsiglio, il direttore del centro. Piero Anchino, per una nuova domanda. Sì, prendiamo atto della difesa accurata che ha fatto il presidente del, del lavoro svolto finora da, 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 da tutta la struttura regionale e, e, e gliene diamo atto. Però io mi metto da una parte magari di chi ci ascolta, è un certo disorientamento, è inevitabile, perché mi ricollego alla conferenza stampa di ieri del Premier che dice i vaccini ci sono, e lo ha detto in maniera anche abbastanza chiara, adesso la palla passa alla Regione. Lei ha già spiegato che quello che ha fatto la Regione di più era quasi impossibile fare e che adesso si cerca di accelerare. Il Premier Draghi ha detto anche un altro concetto. In base alla campagna di vaccinazione ci saranno le riaperture valuteremo regione per regione come ci troveremo. Ha dato un'indicazione di massima per maggio, però poi anche la Gelmini questa mattina ha detto se la campagna sarà in una fase avanzata potrebbe esserci la possibilità di riaprire anche nella parte finale del mese di aprile. Ecco, le vorrei chiedere l'Abruzzo come si pone in questo contesto? Adesso non è più. Tam, non parliamo più di tamponi, parliamo di riaperture legate alla campagna di vaccinazione. Non siamo più ai contagi, all'RT, all'indice RT, siamo alla, a che punto ci troviamo nella campagna di vaccinazione per le riaperture. Perché le riaperture diventano un aspetto fondamentale della vita, ovviamente, della nostra comunità. Il malcontento cresce. Abbiamo visto a Roma quello che è accaduto negli ultimi giorni, e poi, questa magari è una domanda che vorrei farla in, subito dopo. Se lei teme che anche in Abruzzo si possano accendere altri tipi di focolai, non più di carattere sanitario ma di carattere diciamo così, sociale. E su che punto siamo? L'ho detto già in sì. apertura: rispetto eh, diciamo... all'indicazione di Draghi delle riaperture, lei teme che l'Abruzzo non possa far parte delle prime regioni? Diciamo no, così, allora io ma... intanto. Ehm... Sottolineo il fatto che l'Abruzzo sarebbe già da tre settimane in zona gialla perché i dati sono quelli, abbiamo un R con T sotto 1, questa settimana c'è una, una leggerissima risalita da 0,81 a 0,89 ma la nostra regione è da ormai quattro settimane con l'indice sotto 1, eh, siamo al limite eh, della, della soglia del 30 e del 40% rispettivamente della occupazione dei posti letto in ospedale e comunque siamo diciamo, con un trend in discesa. Abbiamo superato la fase critica della terza ondata, ci sono dei segnali preoccupanti soprattutto nella provincia Aguilana, nella Marsica e in alcune parti del territorio della provincia Aguilana, ma noi stiamo uh, correttamente continuando a monitorare giorno per giorno le situazioni e voi sapete che applico diciamo, zone rosse chirurgiche nelle città e nei comprensori che ne hanno bisogno, il resto della regione ha invece delle condizioni che permetterebbero già oggi di poter riaprire bar, ristoranti e riaprire la mobilità a livello regionale. Ho già detto che nelle prossime giorni completiamo la vaccinazione delle categorie più a rischio che è quella oltre 80 anni, stiamo facendo ovviamente anche i fragili, è aperta. La piattaforma per gli ultrasettantenni e io credo che entro fine di aprile questa categoria sarà stata in larghissima parte, se non totalmente, messa in sicurezza. Spero appunto che le condizioni continuino e che non si debbano subire ulteriori ondate e che le condizioni epidemiologiche si mantengano così. Ma per quanto riguarda i dati, i dati reali, perché poi tutti dicono guardiamo i dati e li applichiamo. Però non accade questo perché, quando noi abbiamo ormai da settimane i dati da regione gialla, si fa un decreto legge che decide che il giallo scompare e si resta in arancione. Perché accade questo? Perché è la solita storia delle regioni piccole che pagano il prezzo dei piccoli numeri contro i grandi numeri. Quando l'Abruzzo ha subito, come la provincia di Perugia, la regione Umbria a noi vicina, l'ondata della, della variante inglese è andata eh, diciamo, eh, la regione Umbria è andata tutta in rosso noi abbiamo messo in rosso la provincia di Chiedi e di Pescara è durata una sola settimana l'intera provincia già dalla settimana successiva abbiamo ridimensionato la sola area metropolitana e ad alcune situazioni puntuali questa disciplina restrittiva il resto della regione è rimasto arancione mentre buona parte dell'Italia era in giallo quando poi la variante inglese ha circolato in Veneto, in Piemonte, in Lombardia, in Sicilia, in Puglia, cioè nelle regioni che fanno milioni, milioni e milioni di abitanti, anche nel vicino Lazio che è passato nel giro di tre giorni direttamente da giallo a rosso, all'Abruzzo, ripeto, non è successo, noi rosso non ci siamo diventati. Eh, allora eh, si, si scatena l'allarme, si va in Parlamento, si va in Consiglio dei Ministri e si decide che c'è troppo rischio, che la variante inglese è troppo pericolosa e che Bisogna chiudere tutti e tutto, anche quelli che non ne hanno bisogno e questa diventa una discriminazione, un prezzo che si fa pagare alle regioni più piccole che non hanno adeguata forza elettorale parlamentare eh, per poter mh, magari alzare la voce e farsi sentire e quindi le proteste che abbiamo fatto in conferenza delle regioni, devo dire non da soli eh, perché in conferenza delle regioni su questo tema mh, abbiamo trovato non dico la solidarietà di tutti, ma comunque della larghissima maggioranza delle regioni, che chi, avesse, chi aveva i numeri dopo Pasqua poteva, poteva riaprire, perché noi abbiamo già pagato le due settimane prima di Pasqua, restando arancioni invece che gialli. Adesso ne è già passata una successiva, ci sarà la prossima. Insomma, dopo un mese che noi continuiamo a mostrare dati da regione gialla, penso che l'Abruzzo possa meritare di essere... Tra le primissime regioni che riaprono, no? non tra le ultime, le analisi del sangue, i raggi X, li facessero ad altri perché la nostra condizione è quella che ho descritto. Eh, ma nella cabina di regia che avete avuto ieri c'è già una data in cui eh, si può no, pensare. No, guardi, ieri. Cambiamento ieri di colore. Si parlava del 20. No, ieri in realtà questo incontro con Draghi è stato focalizzato sul piano nazionale di recupero e resilienza, non si è parlato di vaccini, se non incidentalmente, non si è parlato, eh, non si è entrato nel dettaglio di questo, quindi il confronto con Draghi era pre predeterminato e preorganizzato a discutere di come si utilizzano i, fo i fondi del recovery eh e qua quale ricaduta ci sarà sui territori, qual è il ruolo delle regioni, poco purtroppo, perché poi alla fine, vi posso magari anticipare la domanda, Insomma, eh, la responsabilità principale c'è al Governo Conte, il Governo Conte ha avuto almeno 4 o 5 mesi da settembre in poi per discutere con tutte le istituzioni e con tutti i territori di come utilizzare questi fondi, è un confronto che non c'è mai stato, una volontà che non si è mai manifestata, poi è iniziata la crisi di governo, poi è iniziato il nuovo governo, ora Draghi governa da poche settimane, finalmente abbiamo avuto il confronto diretto con il governo, ma fra 20 giorni il piano del recovery fund si porta in Europa, quindi il tempo di come dire, riaprire le scatole e riordinare le idee e di inserire roba nuova sarà decisamente poco e temo che questo ecco. confronto sia rimasto a un livello eh, troppo generico e superficiale per avere poi ricadute chiare ed effettive. Quindi date non, eh? di, date non ne possiamo dare per il cambiamento no, di soprattutto, colore? Soprattutto non le posso dare io. Per la reintroduzione sì, del giallo. Anche perché insomma. Insomma, da quello che si è capito ieri premier. Sembrato a quanto anche un po' irritato, infastidito nei confronti delle, delle regioni, di, di come sono state gestite determinate situazioni, quindi non è sembrato proprio disponibilissimo a concessioni così di manica larga nel tema di riaperture. Mentre secondo me il tema delle riaperture è fondamentale perché ci sono categorie, come ovviamente tutti sappiamo, che sono a un passo dal collasso, ci sono tanti operatori in ginocchio tante famiglie che non è un modo di dire ma che non ce la fanno davvero più. Ecco, lei fino a, per quanto riguarda l'Abruzzo, cioè è, è preoccupato soprattutto che questa insoddisfazione possa generare in, in manifestazioni anche di protesta di, di, di un certo tipo? Come ma, ma, che ma, ma certo che sono preoccupato e spero che il, come dire, il, senso, di, il senso civico dei nostri imprenditori, della nostra gente, aiuti a evitare degenerazioni che però spesso nascono anche da strumentalizzazione. Io ho visto gli scontri sotto Montecitorio, potrei chiamare per nome e per cognome chi erano gli agitatori che hanno cercato lo scontro perché piccole fazioni di estremisti cercano di radicalizzare le questioni e magari danneggiano gli interessi di categorie, di lavoratori che intendono protestare civilmente, pacificamente come nel loro diritto, perché l'obiettivo di, di queste manifestazioni non è quello di fare danni o di attaccare la polizia che sta in piazza a fare il suo mestiere, ma è quello di farsi sentire, di far sentire le proprie ragioni e di far capire a chi governa, a chi deve prendere le decisioni, qual è la situazione. Noi stiamo facendo il massimo dello sforzo, abbiamo fatto delle leggi regionali che hanno... Eh, svuotato le, eh, diciamo le, 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 le casse della regione e stiamo con fatica, lo dico onestamente, perché noi abbiamo delle strutture amministrative che sono abituate a fare eh, un certo numero di pratiche quando l'epidemia, la pandemia e la necessità di dare un tanti ristori moltiplica per cento, le, ma letteralmente per cento. Le attività da fare, noi non abbiamo 100 volte tanto e neanche dieci volte tanto il personale per poterlo fare, quindi io so che c'è anche eh, protesta, amarezza da parte di chi ha aderito ad esempio al fondo perduto e non ha ancora ricevuto, una buona parte lo hanno ricevuto, una parte lo stanno ricevendo, sono come dire, le ultime settimane di passione, ma stiamo completando anche quello, voglio però rivendicare il fatto che la piccola regione Abruzzo ha destinato al fondo perduto 50 milioni di euro, la grande regione Lombardia ne ha destinati 54. Solo per farvi capire, fatte le debite proporzioni, qual è lo sforzo che abbiamo fatto e la maggioranza di centrodestra sta predisponendo anche un nuovo intervento, in particolare rivolto alle categorie che sono rimaste chiuse più a lungo e che oggi stanno subendo quella che io ritengo una ingiusta eh, e punitiva discriminazione. E stiamo cercando di trovare tra le pieghe de, delle risorse, dei fondi europei, dei bilanci, dei fondi eh, da spendere un'altra decina di milioni per fare un ulteriore intervento, così come la Regione ha distribuito oltre 12 milioni alle famiglie nella primissima fase della pandemia, quando non c'erano eh, né bonus per le partite IVA né altre provvidenze da parte dello Stato. Abbiamo distribuito un altro bando anche qui altri 12 milioni per le imprese che avevano fatto investimenti e li avevano fatti esattamente pochi giorni prima che iniziasse la pandemia e che ha bloccato eh, quelle loro attività. Insomma, ci sono tante misure che noi abbiamo adottato, però non si può vivere di sussidi e di bonus. Spero che il governo faccia uno scostamento robusto, molto più ampio dei 20 miliardi inizialmente annunciati, perché come abbiamo visto... Il decreto sostegni non è sufficiente, fatti i conti ci sono imprese che hanno perso magari 100.000 euro per chiusure obbligate e gli vengono ristorate 3, 4 o 5.000 euro, è chiaro che non è sufficiente e quindi se eh, si fa un nuovo scostamento e magari quel nuovo scostamento arriva in tempo utile per prendere il decreto sostegni, arricchirlo, moltiplicare come è giusto che sia, quel coefficiente di ristoro e di sostegno che è stato previsto e magari reinserire categorie che magari non lo sono state eh, sarà assolutamente opportuno, però la vera ripresa lo dicono tutti sarà banale, è riaprire, riaprire le attività, permettere sì, di lavorare, eh, io sono convinto del fatto che alcune attività avrebbero potuto riaprire, potevano continuare a lavorare eh, con, nel rispetto delle regole e dei protocolli e comunque noi siamo impegnati ventri a terra per fare in modo che questa campagna vaccinale vada avanti il più velocemente possibile e come dimostrano i numeri lo stiamo facendo. Sì, eh, beh, chiudo dicendo non si può vivere di soli ristori, però in tanti centinaia e migliaia direbbero ad averceli i ristori, perché il problema vero è che centinaia ma anche migliaia di operatori non, hanno, non ricevono aiuti da mesi. Cioè, la Regione ha fatto tante iniziative eh, a sostegno delle varie categorie e noi ne diamo conto quotidianamente sul giornale cercando di metterne in evidenza nel tentativo di offrire un giornale di servizio per chi, per chi ci legge. Però il problema vero è che tanta gente non ha ricevuto nulla o non riceve nulla da mesi. Noi abbiamo, riceviamo quotidianamente segnalazioni in redazione di gente che nell'arco di 12 mesi, diciamo da quando è iniziata questa maledetta pandemia, questa situazione così difficile da gestire, che in 12 mesi avranno ricevuto qualche migliaia di, 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 di euro di sostegno. Ma come si fa a vivere con qualche migliaia di euro in 12 mesi? E cioè, questo è il problema vero, perché poi le iniziative della Regione sono, sono state tante alcune lodevoli e noi le pubblichiamo quotidianamente, però poi bisogna mettersi, secondo me, senza stare lì a vedere di chi è la responsabilità, governo, regione, cioè, però bisogna mettersi, secondo me, dall'altra part, dall parte di chi non ha ricevuto nulla, perché il vero problema non è che non si può vivere di soli sostegni, è che non si può vivere senza sostegni, perché i sostegni non arrivano. Ecco, forse andrebbe fatta una riflessione su questo fatto. È una riflessione che andrebbe fatta in maniera molto molto ampia sì. e se mi permette approfitto dell'occasione, anche se sembra che magari butto la palla in tribuna. Però qui il tema è questo, le regioni possono spendere solo i soldi che hanno e che introitano e non avendo, avendo una scarsa fiscalità propria sono soldi che arrivano dallo Stato, dai trasferimenti. Le regioni, alle regioni è fatto divieto di assumere debito. Quindi se noi avessimo voluto magari fare un grande debito per dare i soldi alle famiglie, alle imprese abruzzesi e sostenere l'economia oggi, ci è vietato dalle norme. Questo debito lo può fare lo Stato. difatti fatti il famoso scostamento è esattamente quello. Lo Stato acquista debito, stampa moneta e la distribuisce. Purtroppo questa attività dello Stato è arrivata col contagocce, spesso in ritardo. Tant'è che le regioni hanno dovuto usare magari fondi che non avevano, abbiamo dovuto definanziare opere pubbliche e fare operazioni che hanno comunque comportato sei mesi di tempo per fare tutte le procedure con fino ad arrivare in Europa e, e torno indietro di autorizzazioni, convenzioni, ritiro delle firme, nuove convenzioni. Quindi la disponibilità dei fondi, ad esempio, la gran parte dei fondi del fondo perduto derivava da questa riprogrammazione che è terminata a fine novembre, quindi solo da quel momento noi abbiamo avuto i fondi realmente disponibili per poterli, per poterli erogare. Quindi adesso il tema è lo Stato ha molto timore di fare ulteriore debito. E qui il tema riguarda anche la Banca Centrale Europea, come funziona il sistema monetario, come funziona questa vicenda del debito e io tendo a chiedermi ma con chi ci staremmo indebitando? Ora Draghi è un grande esperto di questo, è stato il presidente della banca centrale e non a caso, prima ancora di assumere la guida del governo, fece anche delle dichiarazioni importanti del tipo forse sarebbe il caso che gli stati nazionali non restituiscano alla banca centrale i prestiti che le stanno avendo, perché la banca centrale non è che sia un soggetto privato. È quasi una convenzione, cioè, i soldi che si stampano non è che vengono stampati in cambio di oro, cioè questa vecchia diciamo, di, di, legame tra la ricchezza reale e, e la carta moneta è una cosa vecchia di un secolo, sono altri i sistemi. Allora, tant'è vero che nazioni che hanno una banca centrale eh, propria come gli Stati Uniti, il Giappone, eh, che cosa fanno? Fanno debito e di fatto stampano moneta, eh, vivono a credito da questo punto di vista. La banca centrale è diversa perché noi non abbiamo una nostra banca che stampa la nostra, ma abbiamo una banca che stampa la moneta di molti paesi, di tutta la zona euro. e Questo rende un po' più complesso il meccanismo e anche la libertà di fare politiche monetarie eh, di questo tipo. Però fondamentalmente oggi stiamo tutti sulla stessa barca. Perché i soldi di cui ha bisogno l'Italia ne ha bisogno anche la Germania, la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna, cioè tutti hanno fatto debito e stanno facendo debito, hanno dovuto fare i lockdown, le chiusure e così via. Allora, nei confronti di chi ci staremmo indebitando, non è che esiste il, il famoso mercato per cui emettiamo i titoli di Stato, li acquistano banche, fondi pensioni, investitori privati, famiglie ed è giusto onorare quegli impegni perché un domani, se non li onori oggi, domani nessuno ti farà più credito. Cioè, la gran parte del debito che viene emesso lo acquista la Banca Centrale, che siamo noi stessi. Allora ha ragione Draghi, io vorrei stimolarlo su questo, su questo piano. Se lo Stato non dovesse restituire eh, i, i titoli, i debiti e i contratti con la Banca Centrale, noi libereremmo decine e decine e decine di miliardi di euro da investire sull'economia reale. E non sull'economia fittizia o finanziaria che ci sta strozzando, perché soldi che oggi venissero dati ai bar per pagare gli affitti, alle, ai ristoranti per pagare gli stipendi del personale e i fornitori e così via, aprirebbero una catena di ossigeno nell'economia reale eh, che, che ci permettono di superare questa, eh, questo scoglio. Bene. Eh, noi ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco torneremo in studio con altre domande e altre risposte da parte del Presidente Marsiglio, linea alla regia. Allora torniamo in studio. Intanto con una domanda che è rimasta sospesa da prima eh, delle feste, in qualche modo che necessitava di una risposta progressiva nel corso dei mesi, perché quando fu qui c'era anche il direttore Anchino e il presidente Marsiglio. Parlammo degli interventi per il potenziamento della rete Covid in Abruzzo che potessero poi in qualche modo decongestionare gli ospedali. Eh, il presidente Marsiglio ci diede una tabella di marcia rispetto a quelli che erano gli impegni. Della macchina burocratica, appalti e realizzazione dei cantieri. Ecco, dicendo che più o meno saremmo arrivati a maggio con il completamento di tutto. Ci siamo, Presidente? Si stanno rispettando sì, questi ci impegni? Ci siamo. Diciamo e quali sono poi i risultati che già si stanno ottenendo con le prime, le prime opere che sono state attivate? Beh, ci siamo, insomma, voi seguite la cronaca e quindi vedete anche le aperture e le inaugurazioni dei reparti, grosso modo tranne qualche eccezione si stanno rispettando i tempi, sono molto soddisfatto della capacità operativa dimostrata in questo senso perché è la, appunto, è la, è la prova che quando alle amministrazioni pubbliche si concedono eh, poteri particolari, l'accesso a misure speditive per completare gli appalti, si riescono a fare le opere pubbliche, si inaugurano i reparti e si fanno anche con risparmio. Di, di, di risorse perché le gare sono state tutte fatte con il massimo ribasso, con un, quindi metodi oggettivi e con risultati appunto positivi da questo punto di vista. Bene, direttore. Sì, um, vorrei aprire una parentesi, secondo me non posso fare a meno di, di farle questa domanda. Nei giorni scorsi eh, le cronache. Sono, sono state costrette a occuparsi di un, un caso di, di, di un inchiesta che ha coinvolto, la, gli appalti, riguardanti gli appalti della Asle, che ha coinvolto mm -hmm. eh, beh, il primario Trotta, che poi purtroppo ha perso la vita in carcere, e altri, e altri, e altri personaggi. Ecco, io la domanda che vorrei farle è questa, in una fase in cui si parla di medici eroi, infermieri eroi, operatori eroi, poi viene a galla come dire, un, come, questo, questo malaffare che, che, che naviga un po' sotto traccia ma che, che poi eh, viene a galla perché eh, ci sono i riflettori della magistratura. Adesso ovviamente la magistratura dovrà fare... Tutte le l'inchiesta dovrà avere il suo corso, non stiamo qui a parlare della responsabilità, però da Presidente quando viene a conoscenza che, che ci sono queste situazioni così, che viaggiano in parallelo a, a tutta una struttura che invece brilla per abnegazione, per spirito di sacrificio, per, qual è la sua reazione? Poi purtroppo eh, eh, c'è stato il tragico epilogo che ha riguardato. E il dottor Trotta nel carcere di vasto, però adesso io non, non voglio entrare nel, nel merito, però soltanto ecco la reazione di, di un presidente di regione che, si, che insieme a tanti altri puh, si danno l'animo da tanti mesi per cercare di mantenere a galla una regione e poi scopre che parallelamente ci, ci sono situazioni di questo tipo. Sono situazioni che ovviamente fanno rabbia, amareggiano e la, la regione come le ASL, eh, sono, sono sempre trasparentemente a disposizione della magistratura e degli inquirenti per fare pulizia, per garantire ai cittadini che le cose e i soldi vengano spesi correttamente, che i servizi vengano resi e che tutto avvenga. Nella maniera, nel rispetto della legge, della correttezza e senza corruzione. Mi, mi perdoni, nel caso specifico io sono rimasto davvero molto, sì. ma, molto ma molto turbato da, questo, da questa vicenda perché io conobbi il primario Sabatino Trotta in un'occasione, era sotto Natale 2018, stava cominciando la campagna elettorale, non ricordo nemmeno se avessi già ricevuto la designazione a candidato presidente o meno in maniera ufficiale, comunque ero qui, eh, mi invitò, eh, perché lui era l'animatore di una prestigiosa associazione di beneficenza, una Ollus in campo medico, sociale, eh, andammo a questa cena, eh, c'era la crema della società, e tutti impegnati appunto a dare soldi per i, per i bisognosi, per, per gli ultimi. Questa persona molto stimata, un primario, uno psichiatra che salvava vite umane dal suicidio. Questa è la seconda cosa che poi mi ha ulteriormente turbato. Cioè, noi, noi lo ricordiamo appeso sul viadotto a salvare quel ragazzo che si voleva buttare di sotto, o a Tocco nel mio paese con quel pazzo asserragliato dentro casa con il fucile che si stava rischiando l'intervento armato dei reparti speciali dei Carabinieri e il suo intervento, la sua perizia sa, ha salvato un'altra situazione. ma Insomma sa, saranno migliaia le persone che sono state rimesse in vita da, 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 da questo psichiatra, da questa persona. E io oggi non so dire se Sabatino Trotta sia un dottor Jekyll e mister Hyde perché poi leggiamo queste sconcertanti intercettazioni... Eh, sembrano offrire un quadro poi quella, diciamo, appunto, anche la conferenza stampa che hanno fatto i malati quindi io su questo inevitabilmente so, sospendo il giudizio devo però dire appunto io ma, entrai nel carcere di Pescara accompagnato da Trotta che curava i, i, i malati eh, psichiatrici dentro il carcere e lavorava per migliorare le condizioni di vita anche delle persone fragili All'interno del carcere. Quindi, poi scoprire che questa persona è così ben voluta. In campagna elettorale pensate, non, non dirò i nomi per ragioni di riservatezza, ma persone di altissimo livello e di altissima reputazione in Abruzzo, vennero a dirmi: Sabatino mi ha fregato perché io non voto per nessuno, non credo alla politica, non mi sento rappresentato da nessun partito, ma siccome si è candidato lui, voterò e voterò per te. Insomma, io quindi. Era circondato da una stima e da una reputazione enorme. Quindi, peraltro, leggere in questi giorni che una senatrice che si trova per caso a Roma in vacanza e ben pagata si permette di dire di Sabatino: Questo è il materiale umano. Insomma, sì, sì, ma proprio... Consiglierei un po' più di umanità e di considerazione perché questa persona arriva. Poi può darsi che nascondesse un lato oscuro della sua personalità. Che vedremo se l'inchiesta quando andrà avanti che cosa se dimostrerà l'impianto accusatorio o meno però devo dire che mi ha davvero molto molto ah, colpito ecco, anche sotto mi, il profilo umano questa eh, vicenda però mi chiedo, in situazioni del genere non è possibile bloccarle a un certo punto c'è sempre comunque bisogno dell'intervento della magistratura cioè, stiamo parlando di un appalto della ASL sì, esistono tutta una serie di meccanismi che sono anche molto molto... Di controllo dico io. Di me questi anche. meccanismi di controllo, di anticorruzione, eccetera, poi sono esattamente quelli che, eh, come dire, di, di cui ci lamentiamo quando... Eh, cioè. che, quanto ci vuole per completare una, una gara, eccetera. ci vogliono mesi, mesi e mesi, perché queste procedure sono appunto molto molto eh, complesse e difficili. Magari proprio la difficoltà e la complessità di queste procedure a volte invece... È paradossalmente il motivo per il quale, nella oscurità e difficoltà di interpretazione e di applicazione di queste norme, si crea magari una casta di mandarini capaci, di, come dire, di, che hanno in mano le chiavi di questi grimaldelli e riescono a superare. E rimane sempre il fatto che esiste un livello di umano eh, oltre il quale non si può andare, per quanto tu puoi creare automatismi e meccanismi di controllo. Eh, poi ci sono sempre le persone che fanno la differenza. Quando c'è una commissione di gara, eh, i tre commissari eh, se fanno combutta e fuori da quella commissione si ritrovano eh, allo, eh, dentro una stanza oscura e decidono che per Antuono è biondo invece che moro, eh, per Antuono diventa biondo dentro quella commissione. E quindi è chiaro che ci si deve affidare anche sulla rettitudine e la moralità delle persone. Poi... Presidente, io eh, vorrei sottoporle un, insomma, un aggiornamento su un dossier che è tornato caldissimo in questi ultimi giorni che riguarda la ferrovia Pescara-Roma. Avete firmato con il Presidente Zingaretti, anche con Frenitalia, eh, con le Ferrovie dello Stato, Insomma, una, una, un atto molto importante che dà il via a questo progetto eh, ambizioso e rivoluzionario per la storia delle infrastrutture nel centro Italia. Ecco, ma nelle ultime eh, ore, negli ultimi giorni sono tantissimi eh, i eh, venti eh, che parlano invece di eh, una, una direzione contraria che sul fronte del finanziamento questo dossier andrebbe ad affrontare. Ecco, lei ha avuto modo di accertare la situazione, ha avuto modo eh, di eh, condividere queste preoccupazioni, di farle proprie, di rilanciarle, eh, in particolare a livello eh, parlamentare dove eh, dovranno essere prese decisioni anche in tempi brevi per dare un futuro a questo progetto. Io ho parlato anche con il ministro Giovannini e ieri nella riunione fatta con Draghi ho posto esattamente questo tema personalmente e direttamente al Premier, spero che abbia preso appunti diciamo, di questo mio intervento, che riguardava anche la questione dell'autostrada, eh, perché eh, qual è il tema? Questa opera costa 6 miliardi e mezzo circa ed è un'opera che si farà in non meno di 8-10 anni. L'orizzonte del, del recovery plan è più stretto, bisogna aver speso i soldi entro il 2026. Quindi ci sono alcuni lotti di questa opera che possono essere finanziati con il recovery. Il problema è che se noi riceveremo certezza di finanziamento solo di questi lotti e solo della spesa che si può certificare entro il 2026 noi avremo finanziato intorno al 10% dell'opera. È troppo poco e non garantisce. Diciamo, l'esecuzione del progetto. Il Ministro mi ha assicurato che ovviamente il mondo non finisce con il recovery e non esistono soltanto i fondi del recovery fund, ma ci sono i fondi ordinari di bilancio. Ecco io quello che ho chiesto al Ministro in maniera anche formale e chiedo a tutti i parlamentari, non solo abruzzesi perché la Roma Pescara arriva fino a Roma e su questo chiedo un impegno anche del Presidente Zingaretti che ha firmato con me questo, eh, questo impegno e questo protocollo a fare in modo che nel contratto di programma con RFI l'opera sia integralmente finanziata, eh, spalma, appostando poi nel bilancio annuale dello Stato anno per anno i soldi che servono per arrivare al completamento dell'intervento. Intervento che peraltro non, è, non esclude altri. Quindi qui poi le guerre di Campanile sono tradizione del nostro territorio e in questi giorni anche all'Aguila si sta animando il dibattito nel Consiglio Comunale e in tutta la provincia su come collegare. Io sono pienamente d'accordo sul fatto che il capoluogo regionale debba essere collegato direttamente con la capitale e questo avviene attraverso diverse modalità e diverse possibilità. Dipende molto appunto, dai finanziamenti che il governo vorrà dare e se vogliamo recuperare anche quella frattura che proprio in questi giorni sta emergendo, la frattura dell'Italia centrale, finalmente si apre questo dibattito. Peraltro Giorgia Meloni l'ha inaugurato sul messaggero, oggi interviene sì. Zingaretti, ho chiesto anche... Io di avere uno spazio per dare il nostro punto di vista come Abruzzo e questa frattura dell'Italia centrale l'Abruzzo la prende in pieno perché se almeno sul lato tirrenico c'è la terza corsia all'alta velocità insomma delle infrastrutture a Roma tra Roma Napoli e Firenze che tutti conoscono certo non sono le infrastrutture che ci sono tra Bari Pescara e Ancona e quindi eh, per non parlare delle, delle trasversali quindi. Entriamo a pieno titolo in questo dibattito, sono ben contento che questo dibattito si stia scatenando perché ricorderete che è esattamente il principale tema che ho sollevato nel, nel programma di mandato, quindi sulle infrastrutture stiamo facendo passi in avanti da gigante, lo voglio dire senza presunzione, ma non si era mai visto che, la, che su iniziativa dell'Abruzzo si riunissero Abruzzo, Lazio, rete ferroviaria, Ministero a, firmare, a fare un progetto nel giro di soli tre mesi a firmarlo, a impegnare il capo del governo, Conte, due volte è andato in prima serata a dire che la Roma Pescara entra nelle priorità nazionali. E nel piano del recovery Draghi lo ha confermato, ha parlato anche dell'autostrada. Sull'autostrada voglio solo dire, e l'ho detto a Draghi, non è che ci rivendono i due miliardi della messa in sicurezza sismica che esistono ormai da anni e che andavano solo spesi e sul quale finalmente è stato nominato un commissario nella persona di Maurizio Gentile. Quindi buon lavoro a Maurizio Gentile, anzi eh, c'è l'impegno con Gentile di incontrarci presto con i sindaci del territorio per capire questo tracciato, se resta uguale a se stesso, se ci potranno essere modifiche e ammodernamenti, se potremo avere alla fine di questa spesa un'autostrada eh, più moderna, più adatta e soprattutto più sicura per i nostri cittadini. Però appunto non è che sul recovery ci dicono si fa la messa in sicurezza. Di un'autostrada per, per la quale i fondi erano stati già individuati. Noi vogliamo risorse supplementari ed aggiuntive. Se queste risorse comprenderanno, ad esempio, anche per tornare all'Aguila, il completamento della, tra Rieti e Passo Corese di una linea che poi dall'Aguila può portare tramite Rieti direttamente a Roma passando da nord, ben venga. Nel recovery abbiamo messo anche la trasformazione a idrogeno della linea che passa poi da Terni fino a Sulmona, magari. Eh, appunto la finanziassero, così avremmo risolto senza bisogno di fare l'intervento di elettrificazione, avremmo risolto anche quel problema e potremmo permettere anche via Sulmona dall'Aguila di arrivare a Roma direttamente. E se sulla Roma Pescara raggiungiamo e raggiungeremo presto eh, l'obiettivo di arrivarci in meno di due ore, eh, vuol dire che da Sulmona ci si arriva in un'ora e venti, in un'ora e un quarto, un'ora e venti, vuol dire che dall'Aquila in poco più di un'ora e mezza sei a Roma con un treno diretto eh. la competitività già, tra è, la, la rotaia e, e, e la gomma diventa molto sensibile Direttore, per l'ultima domanda siamo quasi agli scocci L'ultima, eh, approfitto bruzzo. allora che contiene due temi che cerchiamo di affrontare in maniera veloce e la scuola, noi abbiamo parlato di due filoni Sanità, economia, ma ce n'è un terzo ovviamente importante che è quello della scuola, il ritardo della formazione di migliaia e migliaia di ragazzi a cui va aggiunto il disagio sociale dei, dei giovani che tenerli chiusi come sono stati costretti a, a stare negli ultimi mesi è come avere un leone in una gabbia di due metri quadrati. È chiaro, i ragazzi sono quelli che soffrono di più questa situazione di... A livello, a livello sociale le, le, di questa situazione di chiusura. Ecco, che prospettive abbiamo per la scuola, per il recupero anche di tutto quello che abbiamo perso nell'ultimo anno? Ma io non ho mai escluso, ma vedo che su questo c'è una fortissima resistenza dei sindacati, di poter prolungare magari di poche settimane l'anno scolastico per consentire almeno un parziale recupero di formazione in presenza. Rivendico il fatto di essere stato... Eh, molto molto attento alle esigenze della scuola, contrariamente a quello che alcuni portandomi in tribunale ma soccombendo tutte le volte di fronte al TAR e eh, al Consiglio di Stato perché abbiamo dimostrato di aver chiuso le scuole solo quando ve ne fosse stato davvero estremo bisogno. Quindi abbiamo trattato con molta attenzione questo tema. Noi abbiamo aperto le scuole il 24 settembre, quando siamo finiti in zona rossa a novembre io non ho esteso le chiusure anche alle scuole primarie, come chiedevano persino i nostri sanitari. Venni ringraziato dal Ministro Azzolina per questa ragione, perché mi ero attenuto alle regole proposte e imposte dal Governo, quindi la chiusura si è limitata solo a quelle classi di età che il Governo nazionale chiudeva quando c'erano le zone rosse. Abbiamo riaperto per primi, perché poi mi si, mi, si fa, mi si porta in tribunale, magari mi si fanno i processi se ho dovuto chiudere, ma non ho sentito troppi complimenti quando siamo stati praticamente la prima regione a riaprire l'11 gennaio, mentre altre regioni hanno tenuto le scuole chiuse fino a fine gennaio addirittura la metà di febbraio. Poi magari qualcuno, e lo, e lo, e lo, e lo dico con trasparenza, ci fa riflettere, dice poi magari abbiamo subito l'ondata in anticipo rispetto ad altri forse perché a scuole aperte ha circolato di più tra la popolazione giovane e i dati hanno dimostrato che la variante inglese circolava di più tra i giovani era difficile fare questo pronostico, però è un dato di fatto fatto sta che quando abbiamo registrato che nelle scuole esistevano troppi focolai e che la categoria di età sotto i 19 anni aveva il 20 o il 30% dei nuovi positivi eh, prodie e abbiamo dovuto adottare quei provvedimenti d'altronde subito dopo averlo fatto noi lo ha fatto lo Stato che ha cambiato le norme e ha eh, portato alla chiusura. Ora dopo Pasqua la norma è nuovamente cambiata, adesso si tengono aperte e eh, noi insomma, eh. per tenerle aperte, però rivendico eh, eh, che appunto abbiamo concentrato l'attività di vaccinazione sul personale scolastico e siamo forse se non nella prima, comunque tra le primissime, tra le regioni più avanti nella vaccinazione del personale scolastico. Ricordo... Per la prima dose però. Beh, perché, 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 poi la dopo tre mesi. perché i sindacati dicono che non è totalmente eh, sicura no, però, la situazione. Alcuni, eh, quelli che chiedono la chiusura totale. A, Dico, io non so se lo dicono tutti i sindacati. Il, suggerirei no, 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 lo suggerirei a certi sindacalisti di afferma, fare meglio la propria attività. Che occorre perché occorre ci sono persone che vanno a lavorare paese. senza nessuna dose. E quindi mettersi a sindacare sul fatto che qualcuno ne ha solo una mi sembra francamente guardare al proprio umbilico e non accorgersi del resto del mondo. Quindi apprezzassero il fatto che li abbiamo messi in priorità e che lo abbiamo fatto per davvero e quindi comunque la prima dose copre a sufficienza, è il richiamo che deve essere, non è che chi ha fatto la prima dose si contagia di più o lo stesso, o lo stesso di prima, perché gli anticorpi si sviluppano, poi ci vuole la seconda dose per completare. ...per completare tu, tutto questo ciclo... ...quindi le, sulle scuole... ...penso che abbiamo fatto un gran lavoro... ...abbiamo fatto molti screening... ...si stanno continuando a fare screening massivi... ...di tamponi antigenici rapidi... E voglio ricordarle... ...lo stavo per dire... ...che io sono stato l'unico in Italia... ...a chiedere di vaccinare i diciottenni... ...se il vaccino è autorizzato da 18 anni in su... ...e tutti dicono che la scuola è una priorità... ...non capisco perché tra le categorie di età che si debbano vaccinare, non si siano potuti vaccinare gli studenti che vanno a scuola, che nelle scuole superiori sono circa un terzo della popolazione scolastica. Quindi noi abbiamo vaccinato i bidelli, con tutto il rispetto, ma non abbiamo potuto vaccinare gli studenti. Non mi è stata mai data una risposta positiva a questo. Cioè, no, no, classi d'età si va con gli Insomma, anticamente, quando, quando bisognava mettere in salvo qualcuno, si diceva i vecchi e i bambini. Se vacciniamo anche i diciottenni, qui secondo me siamo alla terza guerra mondiale, perché con tutto il casino che c'è stato, per, per altre situazioni, altre categorie. Ieri lo stesso Premier ha detto non capisco perché uno psicologo di 35 anni si debba vaccinare e un anziano no, adesso se facciamo passare il messaggio che vogliamo vaccinare. No, ma guardi, Draghi, ragazzi. invece di fare queste battute, non deve fare altro che scrivere o lui o figliolo una circolare in cui ci dicono che vengono vaccinate le categorie sanitarie esclusi gli psicologi ce lo scrivano e noi non vaccineremo gli psicologi perché loro ci hanno dato ordine di vaccinare tutte, tutto il personale sanitario e gli psicologi fino a prova del contrario sono personale sanitario se il governo ci vuole dare indicazioni più precise non ha che da darcele e daele in carcere perché noi stiamo il piano vaccinale compete al governo non alle regioni io ho solo fatto un suggerimento Siccome si è molto discusso e l'argomento scuola è davvero molto divisivo, perché tutte le volte che le ho aperte sono stato riempito di insulti da quelli che ritengono che debbano ecco. essere chiuse e quando le ho chiuse sono stato riempito di insulti e di ricorsi in tribunale da quelli che ritengono che debbano essere comunque aperte e questa divisione a metà taglia a fette non è una questione ideologica, taglia a fette i partiti, le generazioni. Quindi è un argomento davvero molto complesso. E allora. Se siamo tutti d'accordo che bisogna garantire ai nostri ragazzi il diritto all'istruzione e che bisogna farlo nella massima sicurezza possibile, forse insieme agli ultra ottantenni, magari trascurando qualche altra categoria, si potevano fare almeno i diciottenni. Poi il giorno che faranno un vaccino anche per gli adolescenti e per l'età pediatrica, vaccineremo anche giovani e giovanissimi. Ma almeno i diciottenni non era un numero enorme si sarebbero potuti fare e forse magari facevano l'esame di maturità in presenza, lo facevano per bene, non con l'esamone, con l'interrogazione orale, facevano un esame vero, si dava un po' più di senso e di serietà anche a questo passaggio importante della vita che tutti quelli che l'hanno fatto lo ricordano quanto sia stato rilevante nel loro processo di formazione. Mi si è risposto di no, ne prendo atto non mi si processi però su quanto siano sicure o meno le scuole, perché forse per mettere in sicurezza le scuole c'era anche quella strada. L'ultimissima. L'ultimissima, l'avevo anticipato, io credo che sia doveroso, presidente, chiudere anche se non è affatto un argomento secondario rispetto a tutto il resto parlare di terremoto. Noi abbiamo ricordato qualche giorno fa, abbiamo ricordato le 309 vittime del terremoto dell'Aquila del 6 aprile 2009, dopo qualche anno purtroppo c'è stato un altro Terremoto che ha fatto tanti tanti danni, soprattutto in una provincia di Teramo. Abbiamo due province su quattro ancora pesantemente eh, come dire, alle prese con un processo di ricostruzione. Come procede il processo di ricostruzione? Adesso sta procedendo bene, è stata un'altra delle priorità che mi sono assunto. Quando sono arrivato erano due anni che era passato il terremoto, non si era mosso un chiodo. In questi due anni il nostro ufficio ha moltiplicato il personale, la capacità produttiva, si smaltiscono ormai tutte le pratiche, si aprono cantieri ogni settimana e se ne aprono molti. Abbiamo collaborato con il, sia con il vecchio che con il nuovo commissario, peraltro Abruzzese lo conoscete, Giovanni Legnini. Il direttore dell'ufficio speciale Vincenzo Rivera può produrre eh, numeri e risultati molto importanti, si fanno oggi in un mese le pratiche che si facevano in due anni. Precedentemente, e quindi penso che il modo migliore di onorare quelle vittime e di, di alleviare la sofferenza delle persone è quella di dare oggi finalmente una prospettiva concreta di rientrare tutti a casa e di vedere partire davvero i cantieri. E a breve potremo anche dimostrare i numeri alla mano di aver recuperato il gap che ci separava dalle altre quattro regioni, le altre tre regioni del sisma dell'Italia centrale. Sul sisma guilano quella che è indietro è la ricostruzione pubblica che dipende principalmente dai ministeri della, dei beni culturali perché sono chiese, palazzi, monumenti storici, insomma quello che doveva fare che dovevano fare le istituzioni eh, locali si sta facendo. Noi avevamo in particolare Palazzo Centi, abbiamo inaugurato il cantiere, si sta lavorando e quindi spero che prima della fine di questa legislatura regionale. Anche simbolicamente una, sarebbe un momento simbolico molto importante, anche la vera sede di rappresentanza della re, regione Abruzzo possa tornare all'Aquila nello storico Palazzo Centi ad avere appunto a, a, a ridare vita anche a, quel, a quella piazza, a, quel luogo, a quei luoghi della storica città. Bene. Noi ringraziamo il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, il direttore del centro Piero Anchino. Eh, già domani proporrà eh, per chi si fosse messo in visione in ascolto eh, un po' più tardi della nostra trasmissione un ampio resoconto di questa intervista e eh, ci diamo un nuovo appuntamento come facciamo ormai eh, d'abitudine con il direttore e con il presidente, diciamo agli inizi dell'estate, magari proprio alla vigilia dell'inizio dell'estate per poter Commentare uno scenario diverso eh, rispetto a quello che stiamo vivendo adesso, ma eh, con la speranza che alcune eh, vie d'uscita dalla pandemia attraverso i vaccini saremo un po' più vicini all'immunità di gregge, magari festeggeremo più in là, ma che comunque eh, man mano andrà eh, ad essere incoraggiata e soprattutto anche una via d'uscita dalla crisi economica sia iniziata a essere percorsa da questa regione che ne ha tanto tanto bisogno. Grazie Presidente, grazie, grazie Direttore grazie e grazie, grazie ai nostri telespettatori ai quali auguriamo una buona notte, arrivederci.